è opportuno ribadire che se si chiudono le frontiere non si risolve il problema, si aggrava il problema e che invece la soluzione vera è quella che noi abbiamo trovato a livello europeo ieri, riuscendo a realizzare per la prima volta il grande obiettivo che 40.000 migranti non saranno più in Italia e saranno trasferiti negli altri paesi europei. Si dica in quest'Aula qual è un governo prima di questo che ha centrato questo obiettivo. Nessuno, nessuno era mai riuscito ad ottenere questo obiettivo a livello europeo. Grazie Ministro. L'onorevole Davide Caparini ha facoltà di Sì, replicare per perché 2 minuti. il governo Prego. prima di questo i migranti non li faceva proprio arrivare, dato che, come ha detto lei, è stato sanzionato dall'Europa proprio perché li respingeva prima ancora che arrivassero sulle nostre coste. E lei sa benissimo che faceva parte di quel lei faceva parte di quel Per governo e, favore, oltre ad essere un per porta favore. campana, è anche un falso bugiardo. Onorevole Caparini, per favore, Lei è un falso bugiardo. Ministro Alfano, per Lei è favore, falso e onorevole bugiardo. Lei Caparini, faceva la parte di quel richiamo. Onorevole governo. Ministro Alfano, per Lei favore. faceva parte di quel governo e sa benissimo cosa ha fatto quel governo per arginare Ministro l'immigrazione Alfano, che per lei favore. oggi sta Onorevole Caparini. togliendo sulla pelle dei cittadini. Voi gli unici stranieri che siete in grado di Allora, lasciare fuori sono gli stranieri per che fanno la onorevole coda per Caparini, entrare onorevole Caporini, mi ascolti? negli aeroporti Grazie, onorevole, grazie, onorevole, grazie, onorevole Caparini. Onorevole Caporini, io la interrompo perché lei non. Allora, lei deve rivolgersi con rispetto nei confronti del governo. Il governo non deve interloquire con l'oratore perché il governo ha già risposto, ministro Alfano. Prego, onorevole Caparini, lei ha 30 secondi per terminare il suo intervento. Prego, cerchiamo di Io creare un clima. ho 3 minuti, non ho 30 secondi. Onorevole Caparini. Vedo che c'è di fianco il ministro Alfano e il ministro Franceschino. Vedi, gli unici stranieri che voi siete in grado di lasciare fuori da qualcosa sono gli stranieri che vengono in visita al nostro paese e fanno la coda per entrare al Colosseo a Pompei perché lo trovano chiuso. Detto questo, signor ministro, il problema vero è che tutti hanno rifiutato il piano di riparto, lei lo sa meglio di me, perché il blocco dell'Est, Irlanda, Danimarca e Inghilterra, lei sa bene che non partecipano al riparto. I paesi interessati sono Grecia, Spagna e Italia, e su quali altri possono ripartire se no la Germania che ha già preso la sua quota, la Francia che ha già la sua quota. Quindi ci troveremo al solito con un pugno di mosche in mano. Quello a cui lei normalmente è abituato, perché oltre a trastullarsi con quello non sa fare. Dopodiché il problema vero, ministro, è che noi vogliamo sapere cosa dobbiamo aspettarci per quanto riguarda la frontiera est. Noi ci saremmo aspettati da lei una risposta del tipo: il nostro esercito è già pronto per essere schierato, Grazie. come fanno i paesi seri, non governati da buffoni come voi. Grazie.